Che Treviso sia una delle candidate alla promozione in Serie A era cosa ben nota e l'Andrea Costa l'ha sperimentato sulla propria pelle nella sfida del Palaverde, in cui i biancorossi hanno retto comunque bene il campo nei primi due quarti, salvo poi affondare sotto i colpi degli scatenati americani Barnett e Waynes, a segno rispettivamente con 18 e 19 punti per il successo della De Longhi col punteggio di 89 a 70. Coach di Paolo Antonio non può far altro che riconoscere la superiorità dei trevigiani. C'è molto poco da dire, complimenti a Treviso perché ha fatto una partita molto solida e molto intensa sia difensivamente che offensivamente, rompendo il ritmo del nostro attacco, togliendoci i nostri punti di riferimento abituali, usando grande intensità, grande fisicità fin dove consentito contro i nostri creatori di gioco in attacco e questo alla lunga abbiamo pagato, anche perché difensivamente abbiamo provato a usare un po' di strategia, ma siamo stati molto altalenanti nel corso della partita e questo alla fine ha premiato chi ha giocato meglio e chi ha meritato meglio.